zona, non è milanese, ma di fatto è messinese d'adozione perché è cresciuto, ha fatto tutta la trafila con le squadre giovanili del Messina. Adesso... In tanti hanno spesso parole di elogio per lui e facciamo salire Francesco Sciocco. Difensore giovane, abbiamo uno più esperto, uno di quelli che ci hanno dato una grossa mano, soprattutto nella seconda parte dello scorso campionato, che hanno un po' cambiato il passo del Messina, che era un po' in difficoltà, invece poi è venuto fuori e ci ha portato dove volevamo tutti quanti arrivare. E vuole continuare a fare quello che ha fatto lo scorso anno a Messina anche in questa stagione. Ha un look inconfondibile, anche se dice che tiene la barba per pigrizia. Enrico Pepe! Dobbiamo prenderci impegno, fumolo si taglia i capelli se diciamo quando cominciamo a dargli la regina, tu lo guardi, va bene, va bene. Impegno preso, ragazzi, fumolo sempre, belli rasati e bene senza barba dopo la vittoria del derby con la regina. Andiamo avanti con un calciatore in fascia esterna, gioca anche in mezzo, si adatta sulla linea difensiva, ha giocato in difesa la partita ufficiale dell'altro giorno. C'è qui un volto nuovo per noi dire, in realtà un nuovo non è, perché lui da qui è partito, giovanissimo, ha iniziato, ha fatto una stagione qui a vestire, ma insieme è stata un paio di anni fa questa stagione, oggi torna dai grandi con un'altra esperienza, con un altro passo. Ha una faccia da bravo ragazzo ed in campo però si fa rispettare. Enrico Altobello! Adesso io faccio un po' fatica perché adesso dovrò dargli il microfono, è difficile presentare uno così senza dargli il microfono. Tra l'altro lui in realtà aveva pensato pure di andare via da Messina, lontano, non sa stare come tanti calciatori del Messina, questo è un personaggio particolare. Ma soprattutto se uno spogliatoio, un uomo che fa gruppo come lui, lo chiamano il Giaguaro. Il Giaguaro Rino Giuliano! Perché è una canzone che l'emozione mi ha accompagnato sempre ogni campionato, quindi che mi carica. Mi hanno detto lascia il microfono, Giuliano parla pure tu ora. Come vuoi. Lo spettacolo di questo luogo, lo spettacolo di questo pubblico è una delle ragioni che poi spingono il calciatore a venire qui. Sì, stasera veramente tutto questo spettacolo ci dà la forza per iniziare col piede giusto. Visto il video dell'inizio l'hai visto? Sì, emozionante, bellissimo. È bellissimo anche quello che c'è stasera. Andiamo avanti con un altro volto nuovo del Messina, questo è... Ci richiede il cambio di musica, la musica ci vuole un po' diversa, è adeguata alla provenienza, perché lui insomma Roni Temporini! E questo là ci indica qualcosa, ma mi hanno detto, anzi, studiato adesso perfettamente, che era già stata in Italia in un'altra squadra che non lo vediamo. È un'altra nel nostro
ragazzo, pronto per questa nuova avventura. Roni, Carlo, Temporini. L'avremmo comprato 20 o 25 volte, alla fine è arrivato veramente un centrocampista di grande qualità, con tanta esperienza sia in Serie D che poi anche in Lega Pro. Lo scorso anno ha diviso la sua stagione tra Rimini e Ischia, questo dovrebbe farvi già capire come dicevi tu. L'hanno costato tante volte al Messina, soprattutto quando c'era Sorgino Maiorano, no? Alla fine però è arrivato lui, è andato per Maiorano, è arrivato Maiorano. Miglio fossero stati insieme a Maiorano e Negri, insomma, secondo me ci avrebbe messo in difficoltà, ci avrebbe più facile così, stesso livello 1, ma in qualche modo tolto l'uno l'anno successivo, è la capitale. Andiamo avanti ragazzi, perché c'è un altro siciliano, un calciatore che conosciamo molto bene, è cresciuto a Palermo, maturato a Messina, anche lui è un altro di quelli che quando c'è una nazionale di qualunque cosa, nella categoria, nel campionato, comunque lo possono convocare, poi alla fine lo convocano sempre. Il Messina punta forte su di lui, e lui punta forte sul Messina, verrà qua sul palco Luigi Silvestri. Vediamo che ce ne serve. Possiamo avvicinarci? Che abbiamo ancora alcuni giocatori da presentare, ce n'è uno in particolare e un altro di quei calciatori che abbiamo nominato tantissime volte, soprattutto negli anni della Serie A, anche in Serie B, un calciatore che Messina in qualche circostanza, in qualche occasione ha seguito e che ha giocato in tutte le rappresentative del suo paese, dall'Under 18 fino alla Nazionale A. Ha fatto in carriera 120 gol, ha giocato sempre in campionati di Carbone Serie A e di Serie B. A un certo punto è arrivato in Croazia, ma adesso speriamo a vincere qua. C'è tempo, c'è tempo per questo. Ragazzi, facciamo un grandissimo applauso, diamo il benvenuto. Sì, buonasera a tutti. Vai Sosa! Diciamo che ha seguito l'istinto, tante volte mi ha portato bene, stavolta veramente non ci ho pensato, sono state una trattativa breve, ma diciamo che non vedevo l'ora, veramente sono contento di essere venuto qua e speriamo di fare grandi cose quest'anno. Ragazzi, io vi devo dire una cosa, sì, è una storia che riguarda il nostro alfabeto, che quando ci sono le lettere è una storia lunga, però sono Sasha, troppo complicato, ma bene così ci posso sapere che è Sasha. Una cosa seria che gli voglio chiedere io, anzi una cosa che ti voglio comunicare, non so se l'hai già visto, che alla terza giornata c'è una partita, terza giornata di campionato, Regina Messina sì. Milanovic alla regina sa segnare, mi pare. Sì, penso che mi sia segnato le ultime 2-3 volte, sì. Sono tutti 2-3 anni. Speriamo che continui anche lo stesso. Dico una cosa che ti farà casare, però che l'ultimo gol è stato contestatissimo. Fuori gioco, niente. Col Varese, la
possibile da vedere. Però sono arrabbiato. Non mi frega niente. Si sono mangiati i gomiti. E poi più il canale che hanno perso. Non ti faccio promettere niente, non ti faccio dire più niente, voglio solo sapere tutto questo. Stai bene, sì? Sì, sta migliorando.